Professor Rocco Oliveto, è ordinario all'Università del Molise, vice direttore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio. E parliamo di transizione digitale, di rivoluzione digitale, uno dei temi che purtroppo stiamo vedendo drammaticamente importantissimo, addirittura centrale, assolutamente. Lo era già, ma ce lo siamo un po' così, l'abbiamo un po' dimenticato, è quello della cyber security e dell'intelligenza artificiale. Sì, buon pomeriggio a tutti, mi sentite? Sì, bene. Ok, volevo condividere delle slide. Scusa, anche a lei chiedo purtroppo di essere un po' più sintetico del previsto. Ok, cercherò di essere quanto più veloce possibile. Confermatemi soltanto se vedete le mie slide, per cortesia. Sì, le vediamo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio per l'invito e rivolgo un caloroso saluto a tutte le persone collegate. Io farò un intervento su quelli che sono fondamentalmente gli ingredienti principali della trasformazione digitale, che sono l'intelligenza artificiale e la cyber security. Ingredienti per me che rappresentano due cose fondamentali per una rivoluzione digitale. Prima però di andare nel dettaglio su questi due aspetti, che l'intelligenza artificiale e la cyber security, volevo fare una precisazione sul termine trasformazione digitale. Perché molto spesso il termine trasformazione digitale è utilizzato con un significato molto riduttivo, che è quello di trasformare un documento che avevamo fino a qualche tempo fa in formato puramente cartaceo, lo trasformiamo, lo digitalizziamo e lo mettiamo all'interno di un computer. Trasformazione digitale invece significa cambiare il modo di lavorare delle aziende e delle persone. Vedete, è un processo che mira a trasformare le interazioni, le comunicazioni, le funzioni aziendali e i modelli di business in più modelli digitali. Per rendere concreto questo concetto vi voglio fare un esempio, che è il processo di fatturazione. Come il processo di trasformazione di fatturazione è stato trasformato con il digitale. Questo che vedete qui è un processo, quello che accadeva, il cosiddetto workflow, qualche anno fa, quando ancora non c'era il digitale, quando ancora non c'era il calcolatore. Vediamo che c'è Marta, un'amministrativa, che deve preparare la sua bella fattura da inviare ad un cliente. Allora cerca l'ordine manualmente nell'armadio, cerca il registro IVA, prende la sua bella macchina da scrivere, prepara la sua fattura, la imbusta, la porta all'ufficio postale, la spediscono all'ufficio postale del cliente, il cliente la riceve, fa manualmente i controlli che la merce è arrivata e nel momento in cui si accorge che è tutto ok, paga la fattura. Il primo efficientamento di questo processo, grazie al digitale, l'abbiamo avuto con l'introduzione dell'email. La nostra amministrativa, Marta, non invierà più la fattura alle poste, bensì utilizzerà uno strumento che è l'email per far recapitare la fattura in tempi maggiormente ridotti. Un secondo passo avanti l'abbiamo fatto cercando di digitalizzare ulteriormente il processo e nello specifico, piuttosto che fare un lavoro tedioso come quello di andare alla ricerca di informazioni all'interno di un armadio cartaceo, ci siamo dotati di un sistema software chiamato generalmente ERP, Enterprise Resource Planning, che consente a Marta di automatizzare il processo di scrittura della fattura, recuperando in maniera automatica l'importo, l'ordine e il numero e tutte le altre informazioni che prima recuperava manualmente. Questo ovviamente ha velocizzato la scrittura della fattura e ha aumentato il controllo sulla correttezza dei dati. Ovviamente questo stesso software ERP lo possiamo mettere anche sull'azienda del cliente e quindi abbiamo ulteriormente efficientato il processo. Questo è quello che succedeva ieri. Oggi questo processo può essere completamente automatizzato con quella che è la Robotic Process Automation e l'intelligenza artificiale. Cioè un processo che fino a qualche tempo fa era svolto in maniera completamente manuale da un incaricato, da una persona, anzi due, oggi può essere svolto completamente da un calcolatore grazie all'intelligenza artificiale. Questo esempio ci fa capire l'impatto che l'intelligenza artificiale può avere sui nostri processi aziendali, ma pone anche un grosso interrogativo. In tutto quel processo dove è andata a finire Marta? E qui si apre un po' il discorso di qualcuno che è scettico sull'intelligenza artificiale e dice: l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, i robot sostituiranno l'uomo. Quando qualche tempo fa una testata giornalistica molto importante ha dichiarato che alcuni articoli venivano scritti con l'automated journalism, si è gridato allo scandalo: gli informatici, i robot ci stanno rubando il lavoro, sostituiranno i giornalisti. Andando però nel dettaglio nella notizia si è scoperto che in realtà gli articoli che venivano generati automaticamente da una macchina riguardavano notizie molto noiose da scrivere, tipo per esempio
le previsioni meteorologiche o i titoli di borsa, che sono l'andamento dei titoli di borsa, che sono articoli che seguono un pattern molto ripetitivo, e quindi per un giornalista è davvero tedioso e noioso scrivere sempre le stesse cose, e le possiamo far fare ad un calcolatore. Infatti l'intelligenza artificiale non sostituirà mai l'uomo, ma lo supporterà, si occuperà di alcune attività che oggi l'uomo svolge manualmente, attività soprattutto ripetitive, e consentirà alle aziende di allocare meglio le risorse umane, destinandole ad attività che richiedono maggiore creatività, intuizione, cosa che un calcolatore probabilmente non potrà mai avere. Ecco perché il World Economic Forum, in una sua indagine, ha evidenziato che l'intelligenza artificiale si sostituirà all'uomo in alcune professioni, ma creerà entro il 2030 133 milioni di posti di lavoro, ma saranno posti di lavoro nuovi, tant'è vero che il 65% dei bambini che oggi frequentano la scuola elementare probabilmente svolgerà da grande un lavoro che oggi ancora non esiste. Ma perché l'intelligenza artificiale è considerata la protagonista della trasformazione digitale? Per darvi ulteriore evidenza del ruolo fondamentale e pervasivo che l'intelligenza artificiale sta svolgendo nella società moderna, voglio farvi un altro esempio. Un'attuale auto di Formula 1 monta circa 300 sensori per monitorare circa 4.000 parametri. Questi parametri vengono monitorati e creano dati che vengono analizzati ovviamente dal muretto box per decidere determinate strategie. E nello specifico questi dati non sono pochi, ma poiché i sensori sono 300 e i parametri da monitorare sono 4.000, una Formula 1 genera circa 1.100.000 di punti dati al secondo. Ora questi dati, immaginateli, che arrivano al muretto box e devono essere analizzati dalla squadra per decidere se cambiare le gomme questo giro o il prossimo giro. Ora, giusto per dare un senso alla quantità di dati che possono essere generati, vi dico che generalmente in una pagina noi scriviamo 350 punti dati. Quindi sostanzialmente una Formula 1, attraverso il monitoraggio dei propri parametri, concede all'ingegnere ogni secondo 3.500 pagine di dati che l'ingegnere deve leggere, analizzare e derivare da quell'analisi che ha fatto strategie, ovviamente strategie che devono essere adottate in minuti o a volte anche in secondi. Questa quantità di dati ha consentito lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Perché? Perché oggi, grazie all'intelligenza artificiale, dati possono essere analizzati automaticamente da un calcolatore, che ovviamente non sostituirà l'ingegnere di pista del pilota, ma bensì lo supporterà nelle decisioni. Quindi, piuttosto che analizzarsi manualmente dei dati, che è una cosa ovviamente impraticabile, quindi lasciarsi andare un po' al suo intuito, avrà la possibilità, attraverso un software intelligente, di dire probabilmente questa è la decisione che in questo momento va presa perché i dati sembrano dimostrare questa cosa. E in realtà oggi parliamo tanto di intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale riesce a derivare ricchezza da quelli che sono i big data, che fondamentalmente sono stati definiti come il reale carburante dell'intelligenza artificiale. Ma i benefici dell'intelligenza artificiale sono tanti. Nel video di prima addirittura si parlava dell'intelligenza artificiale contro gli sprechi. Immaginiamo per esempio all'architettura, all'agricoltura di precisione, o immaginiamo ad uno sviluppo sostenibile. E in realtà i benefici dell'intelligenza artificiale sono tantissimi. L'intelligenza artificiale oggi consente di dare servizi migliori ai cittadini. Pensiamo per esempio all'assistenza sanitaria, alla medicina di precisione. Consente di dare servizi alle imprese, per esempio pensiamo all'analisi automatica di dati di vendita di un'azienda per decidere un'azione di mercato, o ai governi per servizi più economici e più sostenibili. Tutto bellissimo se ci convinciamo ovviamente che i robot non potranno mai sostituire completamente l'uomo. Ma attenzione, perché i vantaggi derivati dalle tecnologie digitali e nello specifico dall'intelligenza artificiale non sono privi di rischi. E nello specifico i sistemi basati su intelligenza artificiale oggi rivestono un ruolo fondamentale nella nostra società. Ci troviamo applicazioni critiche e quindi nasce la necessità di avere dei sistemi intelligenti che siano affidabili. E quando parlo di applicazioni critiche di sistemi intelligenti, ovviamente mi riferisco per esempio alle auto a guida autonoma. Immaginate solo per un attimo che noi affidiamo ad un software la guida della nostra autovettura. E quando parliamo di auto a guida autonoma, ovviamente non possiamo non citare quello che è successo qualche tempo fa, nel 2018, in Arizona, quando un'auto a guida autonoma
ha investito una persona che stava attraversando la strada. Ovviamente questo ci ha fatto perdere un po' di fiducia nell'intelligenza artificiale, abbiamo paura di affidarci completamente ad un sistema automatico. Ma io vi invito a guardare il video dell'incidente e probabilmente vi renderete conto che quella è una situazione che non poteva essere evitata nemmeno da un essere umano. Era una situazione talmente particolare che sì, l'intelligenza artificiale probabilmente ha sbagliato, ma da alcune indagini che sono state fatte ha sbagliato perché per evitare la persona che stava attraversando la strada doveva fare una manovra troppo aggressiva che probabilmente avrebbe messo a in pericolo la vita del conducente. Professore, della persona può chiederle se sì. Riesce ad arrivare alla conclusione, ahimè. 10 minuti, mi avevano detto sto a 9 minuti, quindi ho giusto un minuto. Grazie. Una delle cose fondamentali quindi è aumentare la fiducia nei sistemi intelligenti con una legislatura che chiaramente adegua i rischi senza limitare le limitazioni, il controllo e la trasparenza, ma soprattutto, come dicevamo all'inizio, una protezione dal cybercrime. La situazione è drammatica, quello che vedete in questa slide sono gli attacchi che sono registrati in Italia, attacchi informatici gravi, ce lo dice il CLUSIT. Sono aumentati anche quest'anno, purtroppo, superano i 2000 attacchi gravi. Attacchi gravi significa che hanno causato perdite alle aziende. Ma la cosa più sconcertante che viene fuori da questa indagine è che molto spesso questi attacchi non sono causati da software che non è affidabile, ma da un uso improprio dell'information technology. È l'uomo l'anello debole della catena. Quindi questo ci evidenzia quello che poi diventa il mio messaggio finale di questo intervento, che noi oggi non abbiamo una cultura digitale avanzata. Ce l'ha dimostrato la pandemia, quando siamo stati costretti ad andare e ad utilizzare strumenti digitali. Pensate per esempio alla didattica a distanza e pensate per esempio allo smart working. Abbiamo necessità di acquisire consapevolezza della tecnologia, abbiamo necessità di conoscere la tecnologia, è l'unico modo per governarla. Se ci lasciamo spaventare dall'intelligenza artificiale è perché non la conosciamo. Se ci sono attacchi relativi di cybercrime è perché facciamo un uso improprio dello strumento digitale. Concludo lasciandovi con una frase di un storico americano che ci dice che la tecnologia non è né buona né cattiva, ma non è nemmeno neutrale. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a lei, professore, è stato bravissimo. E io la...